Patrick! Buongiorno ragazzi! Patrizio, Patrick, senti una cosa, 7 giugno, Teatro Nuovo di Ferrara, drive-in con Gianfranco D'Angelo, Enrico Beruschi, Carlo Pistarino, Nino Formica, Margherita Fondanella e tanti altri, è vero? Esatto, ragazzi! Oh, bene, bene, bene! E tu cosa fai? Vai a cantare? Io canterò un pezzo presentato proprio da questi, insomma, questi mostri sacchi della televisione. Insomma, il drive-in ha fatto un po' la storia, sì, della televisione italiana. Assolutamente. E quindi, insomma, sono stato scelto per essere ospite d'onore di questa manifestazione con immenso piacere. E quindi ne vado orgoglioso un po' di questa storia, ma credo che sia anche un po' questa trasmissione, il tenore in pigiama, che mi sta portando fortuna. Beh, vero, sì, bene, sì, devo bene, dire bene, che è vero. Quindi un ringraziamento a quelli della strana coppia, ma non glielo dite, loro. Assolutamente no, perché poi si montano la testa e danno fastidio agli altri. Guarda, colleghi, ringraziamo, prego, gli ascoltatori che mandano le dediche credendo in questa rubrica della serenata. Alex oggi compie 18 anni, Katia, Alessandro, Michael, Thomas, buona vita Dado, gli augurano. Poi da Verusca ad Alberto, a lui che è stato la mia follia, questa è una cosa pesante. E infine Agnese al marito in ospedale, speriamo che la voce di Patrick non spaventi gli infermieri. Siamo pronti per la serenata in diretta con l'orchestra da camera. Vai Patrick, vai. Okay. Parte il registratore. Sì. Per madri che non li hanno mai sversati, per donne che li han rivoltati e persi, o solo perché sono dei diversi, Dio delle città, dell'immensità, se è vero che ci sei e hai viaggiato di noi, vediamo se si può imparare queste donne e cambiare un po' per loro e cambiare un po' per noi. Ma Dio delle città e dell'immensità, magari tu ci sei e problemi non ne hai, ma qua giù non siamo un cielo, e se un uomo perde il filo è soltanto un uomo solo. Il finale. Un saluto a tutti ragazzi, ciao Patrick, alla prossima. Ciao ragazzi, alla prossima. Pensa che ha rotto anche i vetri degli orologi. Porca, cioè, un danno terribile. La strana coppia, il buongiorno parte da qua.